Tina lascerà un segno anche per essere stata forse la prima fotografa ad aver compreso che la fotografia è un linguaggio universale, trasversale, comprensibile da tutti e quindi ad averlo utilizzato per portare un messaggio molto forte, un messaggio sociale. Per esempio, nelle fotografie alle mie spalle, l'importanza dell'alfabetizzazione, della rivoluzione che possa essere compresa, che anche le persone più umili possano comprendere quello che avviene intorno a loro. Tina racconta questo, infondendo comunque sempre una grande passione nelle sue immagini, anche nelle iconografie che utilizzano i simboli più storici, diciamo, della lotta comunista. Lei comunque utilizza degli strumenti che sanno di lavoro, che sanno di sudore, che sono stati utilizzati e riporta la grande eleganza formale dei suoi anni sperimentali con Weston in queste fotografie che hanno veramente segnato la storia della fotografia.